Aiuto, raga, ho spaccato letteralmente uno dei miei marimo, tra l'altro uno dei più belli. E aiuto, vi giuro, avevo paura di guardare all'interno, pensavo di trovare vermi, cose. Invece devo dire che si è aperto completamente da solo. Questo non significa assolutamente che farà gemmazione, anzi, e in questi casi lo vado a legare semplicemente con un elastico che adesso non so dove reperire, quindi vi lascio un attimo e lo vado a cercare. Oppure potrei del tutto separarlo, però mi dispiace poi appallottolarlo in due marimo. Cerchiamo di preservare quello che rimane, guardate che roba. Cioè, mi si è aperto in mano, vi è mai successo? Ma avevo già iniziato a vedere delle crepe i giorni scorsi, ero sicura sarebbe accaduto, per cui ok, accettiamo la cosa e andiamo a prendere un elastico più fashion possibile. Sono riuscita a trovare questi due elastici e adesso li andiamo a mettere nel marimo. Sto facendo un casino. Comunque l'ho andata a impacchettare come fosse un pacchettino regalo. Non troppo stretto, ovviamente, così è perfetto, che comunque deve ricompattarsi. Molto spesso mi chiedete, Benny, ma quanto tempo ci mette a ricompattarsi? Io questo non ve lo so dire. Contando che crescono di pochi millimetri all'anno, secondo me ci vuole un'eternità. E quando arrivate a questo punto, ciò che vi si rompe, io vi consiglio direttamente di tenerlo sempre così. È un po' una seccatura. State attenti, maneggiateli poco. Io purtroppo li maneggio spesso facendo video, però meno li maneggiate e meglio è sostanzialmente. E una volta fatto questo, semplicemente lo ributto insieme agli altri.